Salve a tutti e benvenuti nel canale. Questa sera parlerò del deumidificatore e quali sono le sue funzioni. Ho già fatto un video per quanto riguarda il problema della muffa e una delle risoluzioni, o meglio, delle soluzioni possibili, è il deumidificatore che aiuta a non formare la muffa. Ora vi spiegherò come funziona nel dettaglio facendo vedere la macchina che io ho acquistato. Allora ragazzi, questo è il deumidificatore che io ho a disposizione. E non è tanto ingombrante in quanto è alto 50 cm e largo 25. Allora, il deumidificatore è composto da una ventola che si trova sulla parte superiore, che è questa blu che vedete dentro la griglietta, appunto la griglietta di areazione e di una vaschetta di raccoglimento dell'acqua. Quindi il deumidificatore attraverso la ventilazione porta l'acqua all'interno della vaschetta e toglie l'umidità. Allora, la vaschetta si estrae in questo modo quando è piena. Si estrae in questo modo e questo qui è il galleggiante. Quando si riempie esce un allarme sul deumidificatore. Questa è la maniglia, buttate l'acqua e poi lo reinserite. Questa è la parte frontale. Diciamo, ogni mese andrebbe pulita con un detergente naturale in modo tale che previene la muffa al suo interno, comunque a contatto con l'acqua. Nel retro del deumidificatore abbiamo il filtro, che è questo qui con questi fori e questa retina fina. Per estrarlo bisogna premere sulle due linguette e per pulirlo basta un aspirapolvere. Per inserirlo bisogna rincastrare le linguette qui sopra e fare leva. Questo modo qua. Questo invece è il tubo di drenaggio a cui si collega il deumidificatore con la vaschetta. Se noi lo estraiamo, possiamo anche collegarci un tubo che poi andremo a portare all'esterno e poi vi farò vedere con quale funzione utilizzarlo. Chiaramente il tubo che colleghiamo, che va verso l'esterno, deve essere più basso rispetto a questo punto qui, altrimenti non funziona bene. Ha anche le ruote, quindi si può trasportare ovunque. All'interno della casa si può trasportare da una stanza a un'altra in base all'umidità che abbiamo, alle esigenze che abbiamo. Invece, sulla parte frontale del deumidificatore abbiamo il pannello di controllo, che è questo qui. Sul pannello di controllo abbiamo il tasto power di accensione e spegnimento, il tasto mod, che a sua volta si suddivide in tre funzioni: la funzione dryer, che come possiamo notare è riportata una maglietta, quindi questa funzione serve per quando vogliamo asciugare i panni in casa. Quando li togliamo dalla lavatrice ben umidi e strizzati, li portiamo in una stanza e mettiamo il deumidificatore sulla funzione dryer. Questo qui attiverà la ventola nella massima velocità in modo da portare tutta l'umidità dei panni, quindi asciugarli e portare l'acqua nella sua vaschetta. La funzione CONT è la funzione continua che si utilizza quando c'è un'umidità molto elevata in una stanza e abbiamo bisogno di utilizzare il deumidificatore per molto tempo. La funzione SMART invece è una funzione intelligente che consente di regolare l'umidità in modo autonomo e automatico, dal 40 al 60%. Questa funzione chiaramente lo fa molto con la ventola in modo soft o in modo medium o in modo turbo in base a quello che si sceglie e serve appunto per ottimizzare i costi e rendere comunque l'ambiente sano. Se non vengono attivate queste tre funzioni con il pulsante mod, si può decidere di impostare il sensore umidità in modo automatico attraverso i tasti più e meno si imposta l'umidità a cui si vuole arrivare, a cui si vuole raggiungere. Chiaramente, se si vuole un'umidità più eccessiva, si va con il tasto più e si aumenta. Con il tasto meno andiamo verso il seccare l'aria. Poi abbiamo il tasto fan, che sarebbe le velocità della ventola. Abbiamo la funzione silent, che è la velocità più bassa, la funzione medium, che è la velocità media. Appunto che serve appunto se nel caso non abbiamo la funzione soft, la funzione media serve per aumentare la velocità della ventola e la funzione turbo è la massima velocità che raggruppa le due velocità sottostanti.
La funzione timer invece serve per l'autostart e l'autostop se vogliamo far funzionare in modo automatico, in base all'umidità, il nostro demodificatore. La funzione Wi-Fi consente di gestire attraverso un'applicazione che si chiama InVoomate 2 direttamente dal telefono tutte le funzioni del deumidificatore. Alla prima connessione bisogna mantenere premuto il pulsante Wi-Fi dai 3 ai 5 secondi circa e automaticamente sul display apparirà una scritta AP. Durante il processo di connessione l'indicazione AP lampeggerà per qualche minuto, circa 7-8 minuti sul display. Se andrà a buon fine la connessione, rimarrà accesa la spia Wi-Fi, altrimenti tornerà nella funzione che si stava svolgendo prima senza però connettersi. Quindi si può comandare sia dall'applicazione sia dal pannello di controllo. Adesso vi faccio vedere come funziona quando è acceso. Collego la spina e lo accendo. Allora, in questo caso sono accese sia Silent che Medium, quindi la funzione della velocità è Turbo. Non è impostata nessuna delle funzioni in mode, quindi sta funzionando in modo automatico, diciamo. Con l'impostazione di questi tasti qua, vedete, aumenta di 5 in 5. Se io voglio portare l'umidità a 70, lui chiaramente, questo in base all'estate e all'inverno, questo si può utilizzare sempre, ti porta la velocità, l'umidità a quella impostata. Invece mettiamo la funzione dryer, lui rimane in funzione turbo e non abbiamo la possibilità di cambiare la velocità alla ventola in quanto deve lavorare al massimo della velocità per fare per realizzare questa funzione. Se mettiamo la funzione continuo, vediamo che possiamo scegliere tra silent, medium e turbo in base alle esigenze che ci abbiamo e se scegliamo la funzione smart, la stessa cosa, possiamo scegliere una di queste tre. Wi-Fi, come vedete, è sempre acceso, si può collegare in qualsiasi momento con l'applicazione. Se attiviamo la funzione timer, non possiamo attivare una di queste tre funzioni. Questa è una cosa importante. Poi, questa macchina ha anche la funzione di sbrigamento automatico, nel caso in cui magari c'è appannamento sui nostri vetri, il compressore smette di funzionare, quindi non fa più la funzione di umidificatore, di deumidificatore, ma fa girare soltanto la ventola e comunque sia sbrina questa funzione. Adesso lo spengo, vedete che la ventola torna a posto e questa è la funzione di questa macchina. Spero che il video vi sia piaciuto e questo me lo potete dimostrare soltanto mettendomi un like a questo video, iscrivervi al mio canale e attivare la campanella delle notifiche. Ci vediamo alla prossima, io vi saluto, ciao!